con i porcellini, sono tre fratellini, mai nessun li dividerà, tra la 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 la. C'erano una volta tre piccoli porcellini che abitavano in un bosco. Tutti e tre avevano un problema: difendersi da un lupo cattivo, grande e grosso, che viveva nel bosco. E così, un bel giorno, i tre fratellini decisero di costruirsi una casa per difendersi da quel lupaccio. Sono stufo di mangiare solo carote, avrei bisogno di qualcosa di più sostanzioso. Oh, come mi piacerebbe mangiare qualche bel porcellino, senza arrostirlo neanche, così a crudo. Mi sa che mi metto in cammino e vado a cercarne qualcuno. Partirono di buon mattino e si fermarono in una pianura verde verde, piena di fiori e tanti alberi, per giocare anche a nascondino. C'era anche un bellissimo laghetto dove fare il bagno e addirittura costruirono anche uno scivolo per divertirsi ancora di più. Solo il fratellino più saggio non partecipò a questi giochi. Mi sembra adesso il momento per giocare, eh? Vi siete costruiti una casa? Il lupo ben presto arriverà. Lasciaci in pace. Ci fai giocare? Il porcellino più saggio aveva deciso di costruire una casa di mattoni. Cominciò dalle pareti, poi fece le finestre, il tetto e il camino. Nel frattempo, i due fratellini continuavano a giocare nel prato. Basta giocare, dobbiamo costruire pure la nostra casa. Così i due porcellini decisero di mettersi al lavoro. Il porcellino più piccolo costruì la sua casetta di paglia. Che bella la mia casetta di paglia! Il porcellino medio costruì la sua casetta di legno. Che bella la mia casetta, tutta di legno! Sarà sicuramente resistente alle insidie del lupo. Il terzo porcellino, il più grande e anche il più saggio, finì di costruire la sua casa di mattoni. Che bella la mia casa di mattoni, è solida e resistente. Sempre piccoli. I tre porcellini si sentivano proprio al sicuro nelle loro case, tanto che il mattino dopo decisero di fare una bella passeggiata sul prato. Vanno i porcellini dimenando al sole i loro codin, spensierati e birichi. Il più piccolo dei tre ad un tratto grida: ahimè, da lontano vedo un lupo arrivare, non facciamoci via. Marcia indietro vanno loro filando a gran velocità, mentre il lupo corre ancora a casa sono già. Prima chiudono il portone, poi s'affacciano al balcone, or che il lupo non può prenderli più, tutti e tre gli fanno cucù cucù. Ah ah ah, che bella affare, il lupo non potrà cenare. Che sciocco questo porcellino! Crede che la sua casa sia resistente. Adesso gli faccio vedere io che fine farà la sua casa. Aiuto,
forse con un soffio. Il più piccolo dei tre ad un tratto. E così il fratellino più piccolino corse da suo fratello che aveva costruito la casa di legno per ripararsi dal lupo cattivo. E così il lupo raggiunse i due porcellini nella casetta di legno. Si è rifugiato qui questo piccolo porcellino, ma loro non sanno che io con il mio potente soffio sono capace di buttare giù anche una casa di legno. Adesso gli faccio vedere di cosa sono capace. Siamo tre fratellini, ma nessuno ti riderà. Oh no, il lupo ha distrutto pure la nostra casa. Aiuto fratellino, scappiamo, il lupo vuole mangiarci. Fratellini corsero dal fratello più grande che aveva costruito la sua casa di mattoni. Così il lupo arrivò vicino alla casa di mattoni. Questi tre porcellini credono che io abbia paura anche di una casa di mattoni. Adesso soffierò e che bello, con un solo boccone tre porcellini. Ma come? Questa casa non cade? Meglio riprovarci. Questo porcellino è stato molto astuto. Ha fatto una casa così resistente, ma adesso lo ingannerò io. Guarda lì, c'è un bel caminetto. Salirò da lì e mi infilerò giù 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 fino a raggiungere la loro casa. Sono tre piccoli porcellini. Fratellini felici presero il lupo e lo legarono, così non poteva più fare male a nessuno. Pietà di me, liberatemi, vi prometto che non vi darò più fastidio, non vi mangerò, liberatemi per favore. Sono tre fratellini, mai nessuno li di... I tre fratellini decisero di liberarlo perché lui avrebbe lasciato per sempre in pace gli animali del bosco e non avrebbe più fatto brutti scherzi a nessuno. In un tiepido mattino se ne vanno i porcellini. Da quel giorno il lupo diventò buonissimo. Aiutò i tre porcellini a ricostruire le case e tutti i giorni arrivava puntuale per giocare con loro, fare i tuffi nel laghetto e divorarsi gustose torte.